È stata una partita un po' sentita, secondo me, da alcuni elementi, come è giusto che sia, però l'importante è tirar fuori quella tenacia in tutti i palloni. Il primo tempo sì, abbiamo avuto noi il gioco, abbiamo concesso gran poco, segnato anche poco noi, perché potevamo anche magari aver fatto qualche gol in più, ma siamo state brave nel secondo tempo a venire fuori e a fare quei gol che le occasioni create siamo riusciti a concretizzarle. Mi pare che l'inserimento sta andando bene e soprattutto venendo dal calcio a 5, dici la tua impressione di questa squadra, come ti trovi? Allora, penso che anche nel calcio ci siano dei cicli. Nel calcio a 5 l'avevo finito e avevo voglia di mettermi in gioco tornando a 11 e penso che sia stata la scelta giusta che ho preso. E mi sto integrando bene allenamento dopo allenamento. La squadra, a parte già che qualche elemento lo conoscevo, i nuovi sono molto, cioè, riescono a integrarmi in maniera tranquilla, quindi vengo all'allenamento con tanta voglia di fare e a mettermi in gioco come sempre. Tutto qua. Nel primo tempo diciamo che non è che abbiamo giocato sotto il profilo tecnico a livelli buoni, è stata una partita molto basata a livello agonistico, la corsa l'abbiamo mantenuta sempre costante e lunga e i tempi chiaramente di inserimento mancavano. La cosa più bella è stata quello che la squadra ha passato tra il primo e il secondo tempo nello spogliatoio, dove c'è stato un confronto, un esame della situazione. Era molto pericoloso rientrare in campo e affrontare la partita sotto l'aspetto emotivo, sarebbe stato molto ma molto preoccupante. Le ragazze hanno capito effettivamente cosa non andava, sono cambiati i ritmi di corsa sugli spazi, abbiamo gestito bene le palle. Abbiamo aperto costantemente le linee di passaggio e tutto chiaramente ci è risultato più semplice, dato anche effettivamente il livello tecnico, che nella nostra squadra è un buon livello tecnico sotto questo aspetto qua. E quindi brave tutte quante. Un piccolo pensiero, lasciatemelo fare a due persone che ci stanno particolarmente a cuore, che stanno lavorando con sacrificio per il recupero, che sono Elisa Della Santa, la salutiamo, e Anna Marangon. Teniamo molto a queste due ragazze qua, come teniamo a qualsiasi altre, perché per noi l'aspetto umano è molto, molto importante, fondamentale. Sì, allora nelle ultime partite abbiamo visto sempre la difesa un po' rimodellata per un motivo o per l'altro e oggi mancava la Marta, ma penso che io e la Giorgia, insomma, non abbiamo fatto sentire la sua mancanza e anzi abbiamo giocato in maniera ordinata e anche affiatata e comunque è bello perché a prescindere dagli interpreti siamo sempre una squadra e cerchiamo di spalleggiarci il più possibile l'una con l'altra, quindi non facciamo sentire insomma la mancanza di una giocatore o di una giocatrice o dell'altra. Dopo un 5-1 capisco che è difficile commentare la partita, però fino al primo tempo la partita, almeno nel risultato, era abbastanza equilibrata. Nel primo tempo era equilibrato il risultato, secondo me anche la partita in generale, perché non abbiamo creato tantissimo noi, ma neanche loro hanno sprigionato la forza offensiva che poi si è vista nel secondo tempo. Dispiace perché poi nel secondo, dopo il 2-1 e il 3-1, un po' abbiamo perso ordine, e la squadra si è un po' sfaldata. E il risultato alla fine è giusto, tante volte è più largo di quello che è stato. Io invece devo riconoscere che il risultato è giusto e meritato. Il Venezia ha fatto un secondo tempo buonissimo, e quindi si riparte dalla prossima. Il campionato è difficile, ogni domenica si vedono risultati imprevedibili. Faccio i complimenti al mister e alle ragazze del Venezia perché fisicamente, tecnicamente oggi sono stati superiori.